Ciao a tutti ragazzi, con un colpo di tosse iniziamo questo gioco. Io sono Fradival e se siete qui per la prima volta, io porto gameplay di retro games, ma anche recensioni di film e a volte, a seconda dell'umore, io porto dei video un po' più seri, diciamo così, un po' più umoristici, un po' più ironici, però. L'idea che ho in mente io per questo gioco, a cui non ho mai giocato prima, che è The Talos Principle, il principio di Talos, è quello di un gameplay un po' più personale. Ho scoperto questo gioco da poco, seppur sia stato pubblicato nel 2014 da un team croato, e ho visto che ha ricevuto molte critiche positive. E questo gioco sembra essere un'avventura interattiva di tipo filosofico. A quanto pare, io non mi sono spoilerato nulla, ma a quanto pare è proprio un racconto filosofico, una corsa verso l'autocoscienza. Una corsa che fa un robot, il nostro protagonista, che è un essere umanoide, per comprendere, a quanto pare, il senso della vita, il senso dell'esistenza di tutto. Questi argomenti mi sono sempre piaciuti. Io ho fatto degli studi filosofici e appena ho scoperto questo gioco ho deciso di portare un gameplay. Chi si aspetta un gameplay, o meglio, una serie di video in cui mostro soltanto il gameplay, in cui cerco di andare avanti velocemente, senza soffermarci, diciamo, senza soffermarci sui dettagli del gioco, sui dialoghi magari, sui significati anche che ci offre questo gioco, ecco, vi chiedo di cambiare video, perché l'idea che ho in mente è proprio quello di fare una vera e propria avventura, un vero e proprio cammino con calma, come se ci trovassimo in un salotto, ecco. La mia idea è quella di dialogare, giocare e dialogare insieme, un po' di pensieri e libertà, dire tutto ciò che ci passa per la testa. E immergerci completamente nel principio di Talos, che, stando a Wikipedia, il principio di Talos è praticamente un principio filosofico immaginario secondo cui ogni esistenza dipende sempre dalla fisicità. Quindi tutti i pensieri, tutte le convinzioni che noi abbiamo, che noi esseri corporei possiamo avere, dipendono sempre dalla nostra fisicità, dalla nostra essenza materiale. Quindi il mio scopo, diciamo così, sarà quello di giocare con calma a questo gioco, fare finta di dialogare insieme e, perché no, magari inebriati da qualcosa, da un po' di alcol o qualcos'altro. E giocherò sempre di notte. Ora, io ho dovuto settare varie cose, quindi vi faccio vedere giusto il menu. Le opzioni sono tantissime, hanno messo un'enorme cura gli sviluppatori nelle opzioni, nelle impostazioni. Credo di aver trovato il settaggio migliore. Allora, io direi di giocare subito a The Talos Principle. Ho fatto soltanto l'inizio, proprio per testare le impostazioni. Ma direi quindi di avviare una nuova partita dall'inizio. Quindi io sono Fradival, porterò tutto il gioco. Chi vuole farmi compagnia, ovviamente, è benvenuto. E durante il gioco, ripeto, ci saranno pensieri in libertà. A differenza di altri gameplay, questa è una blind run, forse l'ho già detto, non ho mai giocato a questo gioco. E a differenza di altri gameplay, quindi credo che parlerò tantissimo, dirò tutte le cose che mi passano per la mente, anche le cose più profonde, perché no? L'atmosfera è sicuramente d'aiuto. Siamo di notte e sono curiosissimo di vedere se questo robot riuscirà a ottenere qualche risposta, a ottenere quindi la propria consapevolezza di sé. Iniziamo, ragazzi. Benvenuti. L'immagine
che ho visto spesso associata a questo gioco è quella di un robot che tiene in braccio un gattino. Forse l'avete già vista. Ed è un gattino bianco. E già in questa immagine promozionale io vedo molto un qualcosa di fanciullesco, ecco, qualcosa di infantile. Un robot che ovviamente non è organico, ma che accarezza un essere organico, un cucciolo. È sicuramente qualcosa di anomalo, qualcosa di particolare, ecco. La colonna sonora è eccezionale. Ci schermiamo gli occhi, siamo appena nati. Guarda, bambino, sei sorto dalla polvere e cammini nel mio giardino. Ora ascolta la mia voce e sappi che io sono il tuo creatore. E mi chiamo Elohim. Cercami nel mio tempio se sei degno. Ragazzi, ragazzi, soltanto all'inizio ci sono tantissimi riferimenti alla mitologia, alla religione. Il gioco inizia con una ripresa del cielo azzurro, come se noi cadessimo dalle nuvole, in un certo senso. E la scritta iniziale è particolare perché c'era scritto avvio programma bambino. Ci svegliamo qui, probabilmente. Eravamo distesi su questa sorta di altare e siamo quindi nati. Questa voce poi imponente ci parla, non si sa da dove in realtà, e ci dice: svegliati, sei sorto dalla polvere. Sono il tuo creatore, Elohim. Ed Elohim è la parola ebraica per dei, per divinità. E anche nello specifico per il Dio ebraico. Quindi in un certo senso. È strano però. Noi siamo un robot, noi siamo un androide, siamo artificiali. Quindi sicuramente qualcosa o qualcuno ci ha creati. E questa cosa è affascinante, secondo me. Io ipotizzo. Come vedete, non possiamo guardare in faccia il nostro personaggio, il nostro protagonista. E guardate una cosa che ho notato giocando giusto qui nel primo cortile. Se io corro, vedete, questa corsa somiglia molto alla corsa che fa un bambino. Le sue braccia non mi sembrano molto precise, molto articolate, vedete. Questo robot, chiaramente, come dice la stessa scritta all'inizio, ha l'intelligenza di un bambino, è appena nato. E in un certo senso il nostro creatore, Elohim, ci invita a trovarlo nel giardino, ci invita quindi a superare degli ostacoli. Infatti questo gioco è un puzzle game ed è stato considerato uno dei migliori puzzle game di sempre. Unito poi alla grande narrazione filosofica che ha e che quindi spero che scoprirete insieme a me. Notiamo anche che l'acqua non ci fa nessun danno, in effetti non abbiamo neanche energia adesso. Non so se si può morire in questo gioco. Credo di no, però lo scopriremo. C'è un bellissimo cielo azzurro e ci troviamo in questo ambiente grecizzante, anche un po' romano, forse più greco che romano. E io azzardo un'ipotesi. Io credo che Elohim, cioè l'uomo, quella voce maschile che ci ha parlato, in realtà è un uomo, è un essere umano come noi. E noi ci troviamo nel futuro. Io credo che questo uomo ci abbia creati, o meglio, gli uomini abbiano raggiunto un livello tale di tecnologia da riuscire a creare altri esseri intelligenti, seppur artificiali, e adesso stanno testando, stanno cercando di trovare la chiave, il cuore dell'autocoscienza, dell'autoconsapevolezza. Attraverso questo robot, questo robottino, secondo me, vogliono cercare di capire
di verificare se lui, se noi, riusciremo a diventare autocoscienti. Riusciremo cioè ad ottenere quel pensiero simbolico che tanto ci caratterizza rispetto agli altri animali. Quindi noi siamo in una sorta di esperimento. Secondo me affronteremo tanti ambienti diversi, tante ambientazioni diverse, partendo non a caso dalla civiltà classica. E io credo che arriveremo anche in ambientazioni futuristiche, come mi sembra di aver letto. Quindi secondo me partiremo da qui. E di epoca in epoca, di periodo storico in periodo storico, Elohim ci metterà alla prova. E noi, superando tutte le prove, o almeno provandoci, piccola autocritica, io non sono bravissimo con i puzzle. Per niente. Però, tentar non nuoce. Il design del robottino poi è molto bello, mi piace un sacco. E facendo le varie prove, anzi, e raga, in realtà ho una confessione da farvi. Il joystick dà un po' di problemi, perché, come vedete, la visuale si muove da sola, io non sto muovendo i tasti. Però non è nulla di grave, perché io passerò anche a mouse e tastiera in futuro. Quindi se ogni tanto vedete questi piccoli movimenti così, non fateci caso. O perlomeno abbiate pazienza in questo primo episodio. E ho notato che tenendo premuto triangolo, il robot preme un pulsante sulla sua mano e torna all'inizio del livello. Quindi probabilmente questo serve quando, se eventualmente ci blocchiamo in qualche punto del gioco. La colonna sonora è davvero ben fatta. E allora ragazzi, io direi di iniziare. Allora, il principio di Talos. Io sono Fradival e spero che starete insieme a me, che seguirete questo gameplay. E ripeto, sarà un gameplay un po' più personale, più pacato, come se fosse un racconto. Non pretendo di saper intrattenere sempre. Prendetelo come un ragazzo qualsiasi che gioca e pensa, semplicemente. Qua ho visto che ci sono degli affreschi simili a quelli che possiamo trovare a Pompei, in Campania. E sono molto interessanti. Ho scelto la visuale in terza persona perché mi piace di più, mi piace vedere il nostro protagonista che si aggira in questo tempio. Ok ragazzi, questo è il menu, ci sono anche gli obiettivi, però non li leggeremo adesso, li scopriremo piano piano. Allora andiamo ragazzi, con quadrato salto, anche L1. Allora siamo qui, vedete, inizio controllo logica programma bambino. Qui c'è una barriera di energia, quindi immagino che dobbiamo disattivarla. Interazione soggetto-oggetto. Interessante. E immagino che prima o poi avremo un'interazione soggetto-soggetto. Ci sta, andiamo. Quindi abbiamo questo jammer. Ok, abbiamo disattivato quindi la sfera di energia. Possiamo prendere il jammer. Ah, ok, dobbiamo posizionarlo. Ok, ragazzi, da qui, non so nulla. Non so cosa ci aspetta. Ok, qui c'è un altro jammer, lo prendiamo ragazzi. Ok, quella sfera non
Non è amichevole sicuramente. Consapevolezza spaziale, ok. Perfetto, abbiamo bloccato questa sfera. Possiamo essere feriti? Proviamo, ragazzi. Per curiosità, vediamo se possiamo morire. Sì, ragazzi. Ricaricamento programma bambino. Ok, ragazzi, possiamo quindi morire e poi ricominciare dal checkpoint, ovviamente. Va bene, allora proseguiamo. Disturbiamo la sfera. In realtà quest'arma automatica così stona un po' con questa ambientazione. Vero? Vediamo allora, andiamo in cerca di nostro padre, del nostro creatore, questo Elohim. Ok. Chiedo scusa ragazzi per la visuale. Prometto che dal prossimo episodio sarà tutto risolto. In tutta questa terra ho creato delle prove che devi superare. E dall'interno di ciascuna ho nascosto un sigillo. È il tuo scopo cercare questi sigilli, perché così servirai generazioni a venire e raggiungerai la vita eterna. Wow. Ragazzi, è uno scopo molto universale, dal significato, anzi, credo sia lo scopo più universale che esista. Dobbiamo trovare dei sigilli. Elohim ci ha dato quindi uno scopo. Non solo dobbiamo trovarlo, ma dobbiamo raccogliere questi sigilli e trasmetterli ai nostri discendenti, in modo da ottenere la vita eterna. Io questo sigillo lo vedo molto come una metafora della cultura stessa. Se ci pensate, un codice QR mi trovo in un mondo dall'architettura impossibile e macchine inspiegabili. Non riesco a capire come funziona e ho il terrore di mettere un piede davanti all'altro per paura di cadere attraverso il pavimento. Abbiamo scoperto che siamo in grado di leggere i codici QR, che in realtà questi oggetti moderni stonano molto con l'ambientazione greca, ovviamente tralasciando noi stessi, che siamo un robot. Il messaggio di questo QR comunque è molto pessimista, cioè a me sembra qualcuno che appunto ha un'enorme paura di andare avanti, di conoscere. E secondo me la questione della cultura è interessante, perché alla fine, stavo dicendo ragazzi, se ci pensate, tutto ciò che sappiamo, tutto ciò che conosciamo, tutte le azioni che sappiamo fare, dal, non so, fare colazione a fare i compiti, o qualsiasi altro lavoro, dal più banale al più complesso, è tutto frutto di insegnamenti che ci hanno dato altre persone, quindi la cultura che ci hanno trasmesso. E pensare che questa cosa va avanti da 200.000 anni. Ok, ragazzi, io mi fermo qui. Noi ci vediamo alla prossima. Grazie per chiunque stia guardando questo gameplay e sono proprio curioso di continuare. Grazie a tutti e ci vediamo alla prossima con Il principio di Talos. Ciao.